Ciao a tutti, prima di far partire il video vorrei parlarvi un po' di quello che verrà mostrato. Sono stato contattato da questo vecchio mio amico che non mi vedevo da 10 anni, che mi ha detto questo pezzo di un aratro di mio nonno, che ormai non c'è più. E l'ho trovato a casa mia in mezzo ad altre cose, e mio nonno faceva il fabbro. Mi ha detto appunto: Alessandro, avrei piacere che tu me lo forgiassi e me lo facessi diventare un coltello, ecco. E io ho detto: perché no? Sì, si può fare. Questo coltello vorrei regalarlo a mio padre, quindi 3 generazioni della stessa famiglia che andrebbero a utilizzare questo pezzo di ferro che è entrato, passato tra le mani di 3 generazioni. Diciamo che mi sento in obbligo di fare un buon lavoro. In questo video verrà proposta solo la prima parte, la forgiatura, l'addrizzamento del pezzo e una preformatura, diciamo, una levigatura iniziale. Poi il video proseguirà, chissà, non lo so, porterà avanti il lavoro Alessandro. Giustamente questa è una cosa molto soggettiva, perché poi c'è un legame, ecco, diciamo. Non è più un pezzo di ferro, non è più un blocco d'acciaio o una materia, ma incomincia ad essere una componente che crea emozioni. Quindi se crea emozioni diventa parte, diciamo, della famiglia, ecco. È quindi una cosa molto più reale a livello morale che ne è solo a livello fisico, ecco. Comunque non voglio allungare il discorso, godetevi il video. Ci sarà un intro un po' particolare, poi dopo il video comunque non sarà completo e verrà completato più avanti. Buona visione. Qua si forgia.
sembra molto duro come materiale? Allora, se era una zappatrice, di sicuro è temprato, era già temprato. Sì, Più però. dopo l'abbiamo ritemprato noi. Poi, poi, poi. Matelici.